Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi mani in pasta per un formato di pasta che io adoro assolutissimamente e mi sono resa conto di non avervi mai proposto qua in Cucina con Agnese. La pasta al ferretto o più comunemente chiamati i frizzuli. Giù a Tursi e da mio papà. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono tre semplicissimi. Farina di semola di grano duro rimacinata, sale, se volete a piacere questo, e acqua tiepida. Semplici ingredienti, una pasta gustosa che poi potete condire come più piace a voi. Mettiamoci subito a prepararla. Aggiungiamo un pizzico di sale alla nostra farina. C'è anche chi fa sciogliere il sale nell'acqua. Io invece preferisco aggiungerlo alla farina perché mi regolo piano piano con l'acqua tiepida affinché la farina assorba l'acqua necessaria. E aggiungo piano piano l'acqua all'interno. Dovrà venirvi un composto liscio e omogeneo e non tanto duro. Poi in ogni casa c'è la propria tradizione, la propria ricetta. Questa è la ricetta che io e mio papà facciamo spesso e volentieri. Io inizio a impastare qua all'interno della ciotola e poi mi trasferisco direttamente sul piano di marmo. Io finisco di impastare qui sul marmo, raccogliendo bene tutti i pezzi. Solitamente con mio papà, quando facciamo la pasta fatta in casa insieme, impastiamo sempre un chilo e mezzo di farina, perché ne prepariamo grandi quantità, perché questa pasta si può anche congelare, lo sapete, e poi cuocere direttamente da congelata. Quindi per le vostre domeniche in famiglia, oppure quando volete voi, potete sempre avere della pasta fresca fatta in casa da fare quando volete. Io finisco di impastare, la pasta poi dovrà riposare per una decina di minuti, la metterò sotto la stessa ciotola, coperta dalla stessa ciotola, e poi prepareremo i nostri frizzuli. A dopo! Ho steso una parte di impasto con il mattarello, questo per dare una uniforme misura a tutta la pasta. Ora non ci resta che andare a tagliare dei pezzettini della stessa larghezza, a metà. Io me li preparo già e poi formeremo i nostri frizzuli. Per fare la pasta al ferretto, i maccheroncini al ferretto, i frizzuli, chiamateli come volete voi, una volta si utilizzava nient'altro che il ferro di un ombrello vecchio che non si utilizzava più. Io questo bastoncino di ferro l'ho trovato a un mercatino in Basilicata. Ne ho anche un altro che ha una forma spiralata, che ho lasciato su dai miei e che quando vado su a trovare mio papà lo utilizzo sempre per aiutarlo a fare questa pasta, appunto. In tantissime altre regioni si trova anche chi usa il ferro della lana, per esempio, addirittura le spighe del grano, che mi hanno anche regalato da provare a fare appunto questo formato di pasta. Per fare la pasta al ferretto, prendete il pezzettino di pasta, posizionate il ferro in diagonale oppure dritto come volete voi e poi con la mano arrotolate la pasta piano piano lungo tutto il ferro e poi sfilate delicatamente. Io l'appoggio su un tagliere che mi sono preparata qui e piano piano andate avanti con tutta la pasta rimanente. Tirate delicatamente, senza schiacciare troppo, altrimenti si attacca al ferro, ma se è lavorata bene la pasta non si attacca. Ci vuole un po' di tempo, è vero, ci vuole anche pazienza, però il risultato è strepitoso. La pasta è pronta per essere cucinata, io non vedo l'ora di gustarmi i frizzuli e di andare a tavola.
Se volete sapere come li cucineremo, non vi resta che aspettare un pochettino, fino a domenica prossima. Ci vediamo domenica prossima e buon appetito a tutti. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.